Comunque che era conoscitore della materia senza dubbio. Perfetto. Ed il Matteo Messina Denaro che cosa li fa avere? Ci incontriamo in un'oreficeria di Geraci, Francesco Geraci. In questa oreficeria ci incontriamo con questo signore che recentemente è stato arrestato, in momento non mi viene il nome, che non me lo ricordavo, e mi fa parlare con questo, lui gli dà indicazione e mi dà una fotografia di un cane con una testa mozzata. Più si parlava di un vaso, un oggetto che allora si voleva circa 1 miliardo per poterlo fare, che si trovava in Svizzera, poterlo fare rientrare. Quindi mi dà che era, la fotografia scusi, di che era nella disponibilità, nella loro disponibilità di questo Becchini. Becchini? Precisamente. E io l'ho individuato più di una volta, però dovrebbe chiamarsi Becchini, che è stato arrestato recentemente. Precisamente. Ho capito, forse Becchina, forse? È Becchina, forse. Io, siccome non l'ho visto una volta, non me lo ricordavo il nome, però è di questa persona di cui parlo io. Quindi le fa vedere delle foto di un cane con la testa mozzata? Quindi non mi fa vedere, mi dà la fotografia di un cane che aveva una certa importanza con la testa mozzata. E poi parliamo di un vaso che non aveva la foto, ma ne aveva la disponibilità, che era depositato in Svizzera, che poteva essere utilizzato per questo scambio, che allora si parlava di 1 miliardo del valore di questo oggetto. Ho capito. Senta, lei ne parla con Messina Denaro della congruità, della solidità, della serietà di questa proposta, delle possibilità che abbia degli sviluppi? Cioè, ricorda che cosa, come commentaste, al di là dello scambio, insomma, lei ha avuto una interlocuzione con Messina Denaro per questa, su questa proposta? Matteo era da garante verso questo signore, per dire se si portava a termine l'affare lui faceva da garante, perché né che gliel'avevo dato io, gli aveva dato Salvatore Arina per pagarlo, quindi non era una truffa. Quindi Matteo Massimo Denaro era una forma di garanzia, ci ha presentato là il soggetto e sapevo qual era il fine. Quindi l'interesse non direttamente, ma indirettamente era anche suo. Mm-hmm. Per l'organizzazione, per capirci. Ho capito. Ma in quel periodo siamo, ha detto dopo Capaci, siamo prima, o riesce a ricordare se questo contatto con Matteo Messina Denaro è tra Capaci e Via D'Amelio o successivamente? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Se questo contatto che nasce con Matteo ha con queste finalità che lei ha spiegato. Prima della stagione Via D'Amelio. Prima di Via D'Amelio. Sì, sì. Dobbiamo essere fine giugno, primi di luglio. Mi scusi, a quel tempo Rina, dov'è latitante, lo ricorda? Dovrebbe essere a Mazzara del Vallo. E lei? Io a Palermo. Le dico questo perché da lì a poco ci incontriamo per l'omicidio di Vincenzo Milazzo. Sì, quindi prima di luglio. Lei, scusi, è stato latitante in quel periodo nel Trapanese? Sì, ci sono stato a Castellammare, qualche giorno a Mazzara. Sono stato latitante, sì, a Castellammare in particolar modo, qualche giorno a Mazzara del Vallo proprio a ridosso della strage di Capaci, dove ho incontrato Matteo, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, in un ristorante. Scusi, Rina quando si trasferisce a Mazzara del Vallo? Quando si trasferisce non lo so, però io lo trovo là, cioè, mi ci incontro là, questi rapporti li abbiamo su quel territorio. Quindi Rina aveva un canale diretto con Matteo Messina Denaro a quel tempo? Sì, 101%. Va bene, allora andando avanti, sempre torniamo a Bellini, torniamo a queste fotografie che le consegna Messina Denaro. Chiedo scusa, aspetta, nel frattempo però il Rina mi fa dare delle fotografie da parte di Biondino Salvatore, che traevano
3-4 quadri, ora non mi ricordo con precisione, che erano stati rubati a Palermo in una chiesa, quindi che erano nel mandamento di Pippo Calò. Sì. Quindi io prendo queste foto, le mette dentro una busta e gli mettiamo un bigliettino con il nome di Giovan Battista Pularà, mio padre, Giuseppe Giacomo Cammino, Pippo Calò perché erano quello che ci aveva fatto avere i quadri, e di Luciano Riccio, di poter ottenere benefici per questi tipi, questi soggetti. In cambio gli avremmo dato quel materiale. Okay. Va bene, senta, la conclusione di questa, questo rapporto con Gioè qual è? Che non era accettabile la richiesta, si poteva ottenere qualche cosa a livello di arresti domiciliari arresti domiciliari però in un ospedale militare per mio padre e per Giuseppe Giacomo Cammino, per il resto non c'era nulla da fare. Il resto, scusi, erano gli altri personaggi, chi erano? Allora, mio padre, Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Cammino, Pippo Calò perché erano, diciamo, quello che aveva fatto di quadri, Luciano Liggio e Giovan Battista Pularà. Pippo Calò perché c'era Biondino di mezzo, cioè Biondino di San Lorenzo. Sì, esatto, sì, Biondino sapeva anche lui la circostanza, quindi e poi per i rapporti che aveva Rino con Biondino Salvatore, con Rino Salvatore, con Giuseppe Giacomo Cammino, che era chi conosce i fatti di Cosa Nostra, lui teneva più a Giuseppe Giacomo Cammino che a Bernardo Provenzano. Diciamo che era il suo vero braccio destro. Senta, invece, diciamo, l'impulso che dà Bellini all'attività successiva, quindi alla proiezione verso l'attività che leda il patrimonio dello Stato, il patrimonio artistico dello Stato. Sì. Nasce in questi contesti. Mi scusi, ma in quel periodo Mazzei è già stato combinato? Credo di sì, già è stato combinato, tanto è vero che lui, affrontando questi argomenti alla sua presenza, di sua iniziativa addirittura va a mettere un proiettile di artiglieria al Giardino dei Boboli. Sì. Tanto è vero che poi fa una telefonata, di corsa viene in Sicilia e ci dice, ci viene a trovare dove eravamo noi latitanti, che lui aveva l'accesso libero, senza bisogno di fare altre fermate. Entra proprio, è un'espressione che c'è, cose che non si possono dimenticare, entra da porta, accende il televisore, non si capiva quello che diceva da come parlava, che aspettava che questa notizia venisse data quantomeno al TG1, invece cose che non è venuta, perché aveva fatto una telefonata, non so, rivendicando questo proiettile di artiglieria. Ho capito. Senta, ma Messina Denaro lo conosceva Mazzei in quel periodo? Sì. In quel periodo? Sì, lo conoscevo perché è stato sia ospite, non so per quanto tempo, a Mazzate al Ballo. Conosceva Bassone, abbiamo fatto una mangiata assieme a tutti, dove c'era Matteo, c'ero io, c'era Rina, c'era Bagarella, una di quelle solite banchettate di Cosa Nostra. Senta, e lei... Chiedo scusi, hanno commesso pure omicidio assieme, con Mazzei, con i Mazzaresi, non so se c'era pure Matteo, comunque hanno collaborato tantissimo. Con riguardo ai Zicchitella, cioè nei confronti del Zicchitella di Mazzate al Vallo, e più hanno commesso un duplice omicidio che questo riguardava i scappati palermitani D'Agata e l'altro non mi ricordo come si chiama. Buffa, buffa. Senta, ma il problema è questo, c'era, quando si fa riferimento, quando Mazzei fa riferimento alla vicenda di Boboli, sì, quando Mazzei fa riferimento alla diciamo telefonata fatta e al proiettile lasciato, lei ricorda se Matteo Messina Denaro era presente? No, Matteo in questa telefonata, in questo evento non c'era,
però fu poi messo a conoscenza successivamente. Quindi viene messo a conoscenza successivamente, ma diciamo, lei sa chi è che autorizza Mazzei a compiere questo atto dimostrativo? Guardi, che io mi ricordi non c'è stato nessuno l'ha autorizzato, però sapeva degli argomenti perché l'avevamo fatto anche in sua presenza, siccome Mazzei, bisogna conoscere, aveva spirito di iniziativa, trattandosi fuori dalla Sicilia, quindi non è che l'ha fatto in Sicilia dove dovevo chiedere permesso, trattandosi fuori dalla Sicilia ha voluto fare questa iniziativa. Quindi nessuno ne era al corrente? Quando ha fatto questa cosa ci ha fatto una sorpresa, come gli ho raccontato è venuto che ci voleva fare questo scoop. Ma lei ne ha parlato? Ma era frutto questi aspetti, mi spiego. Il Mazzei ha fatto l'iniziativa, ma del progetto sapeva qual era il fine, sapeva quello che era nella mente nostra girava, quindi lui in qualche modo ha anticipato quello che era, diciamo, quello che si discuteva. Ho capito, ma Corrina, lei ha parlato di questa attività fatta dal Mazzei? Sì, credo, non so quanto tempo dopo, ma ne parlai e lui era contento che aveva fatto questa iniziativa senza bisogno di chiederle l'autorizzazione, almeno così ho capito, tranne che poi magari lo sappiamo di più e non lo sai, perché ripeto, non è che so tutto io di cosa nostra. Senta, ma questa iniziativa, lei ha detto che si andarono venne a conoscenza dell'iniziativa che riguardava l'attività, il contatto con Bellini, ne era a conoscenza. Delle vicende, della strategia stragista, lei ne parlò mai con Matteo Pessinaro? Finché c'era Totò Riina, nelle misure in cui ho riferito fino adesso. Successivamente, proprio in funzione di questa mia conoscenza, sapendo che lui sapeva, quindi non mi sono limitato subito, sono andato al sodo e quindi ho affrontato l'argomento con Mattia Messina Denaro. Ma ho affrontato ancora prima, quando si era stabilito, dopo l'arresto di Riina, degli attacchi al nord. In circostanza che io, attraverso l'indicazione di Bellini, si era già stato stabilito un piano o quello che doveva farsi, e piano che io poi, dopo l'arresto di Gioè, avevo mandato a dire a Bagarella di fermarsi perché era stato intercettato Gioè e si parlava di questi fatti, e gli ho detto di fermarsi, invece lui, sì, ritenendomi fra virgolette miserabile, andò avanti. Scusi. Allora Brusca, 93 è inutile parlarne perché poi insomma nasce quello che sappiamo. Perfetto. Fatti dei quali lui è stato già, questo Messina Denaro è stato già condannato, quindi diamo per scontato. Lei dice, io parlo con Messina Denaro perché sapevo che sapeva, mi spiega come sapeva che lui sapesse, questo con riferimento ai fatti del 92 però, non ai fatti del 93 per i quali... Perfetto, il 92, a cominciare da quando il Totò Riina mi dà l'incarico di portare avanti la stagione di Capaci e alla presenza di Vincenzo Sinacori di fare tornare Matteo giù ai picciotti, nel senso che il Sinacori era solo postino, per farci capire. Quindi già da lì ho la concretezza che Matteo sa, ma lo so pure anche per quanto riguarda il dottor Borsellino, per gli argomenti fatti e affrontati fra di noi, io non certe volte non so spiegarmi. Io con Matteo parlavo di tutto, però poi quando si doveva agire avevamo bisogno dell'autorizzazione di dottor Riina, quindi si parlava di tutto e di più, però poi ci limitavamo alle regole e all'autorizzazione di dottor Riina. Quindi sapevo che lui si era mosso su Roma, sapevo che lui era un altro personaggio
come me, che era a disposizione di Rina di fare tutto quello che gli dicevo, perché gli aveva messo a disposizione, era l'interfaccia di Rina su Trapani, perché con Marina Agate erano nati dei malumori, quindi era diventato Matteo il numero uno dopo il padre, quindi sapevo di tutto e di più, non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo. Marina, le ha detto mai qualcosa di specifico sulla posizione di Matteo Messina Denaro, cioè sulla consapevolezza di Matteo Messina Denaro? Mi ebbe a dire, credo prima del suo arresto, che qualora venisse lui arrestato o gli succedeva qualche cosa, i picciotti sapevano. I picciotti sarebbero Messina Matteo Denaro e Giuseppe Graviano. Sapevano tutto. Perfetto, scusi, c'è un passaggio che deve spiegare alla corte, cioè come i picciotti diventano questi due. Cioè, lei gli dà questo nome perché? Attraverso quale inferenza? Perché si parlava di Giuseppe Graviano per quanto riguarda l'esplosivo, perché sono stato io, che io avevo procurato una parte dell'esplosivo, l'altra parte sono attraverso una serie di discussioni, gli dico che questo è un esplosivo proveniente dai ruderi, cioè dalle bombe quelle recuperate a mare, e gli dico: ma che c'è Giuseppe Graviano? Perché sapevo qualche cosina da altre fonti, e lui mi dice di sì, sapevo del loro coinvolgimento nelle stragi. Quindi quando si parlavamo di Matteo Messina Denaro e di Giuseppe Graviano, non parlavamo di altri soggetti in cui ero involto in questi fatti, quindi il riferimento era a loro due specifici. Quindi, scusi, questo glielo dice Rina esattamente quando? Cioè, riesce a focalizzare? Quando e dove, se riesce a focalizzare? Diciamo che siamo quando già tutto è esaurito, siamo che non abbiamo più notizie, a un certo punto lui comincia a preoccuparsi che potrebbe essere arrestato, dobbiamo essere fine 92, novembre, dicembre, in quel periodo là. Ho capito. Va bene, senta, io le faccio ancora... Presidente... Credo che mi dica pubblico. Ancora abbiamo un po' di tempo. Prego, può proseguire. No, così per dire se per i vostri programmi. Allora, lei ha detto, a proposito della sostituzione del padre, Matteo, figlio di Francesco, c'è una ragione particolare alla base di questa sostituzione? Cioè, questi sia il delfino del padre è legato a qualche ragione particolare o era un fatto fisiologico che in un certo punto il figlio prendesse le funzioni del padre? Se sono stato chiaro. Sì, carissimo. Allora, ufficialmente il padre era capo provincia, poi il padre per vicissitudine giudiziaria si rese latitante, quindi cominciò a girare Matteo a tutti gli effetti. Ora, a prescindere da questo ruolo prettamente istituzionale rappresentativo, Matteo già anche alla presenza del padre faceva le funzioni di capo provincia, perché o che ne parlava direttamente col padre o se prendeva la responsabilità o che era stato già autorizzato. Quindi da un periodo a quella parte Matteo era facente funzione della provincia di Trapani, era a conoscenza di tutto, non c'era cosa che non si muoveva se non ci fosse lui presente. Ho capito. Qual era? C'è un periodo che poi non l'ho visto più io, Francesco Messina Denaro. Secondo me, penso, questa è la mia, è un po' anziano, forse un po' malato, quindi messo da parte. Matteo, vai avanti, e non un'investitura quasi in automatico. Senta, quali erano i rapporti fra Matteo Messina Denaro e Agate Mariano? Capo mandamento di Mazzarella. Sì, ottimi. E Marina Agate aveva una reverenza per Francesco Denaro e anche per Matteo.
così come l'aveva Vincenzo Sinacori, così come l'aveva Gancitano, Mangiaracina e via dicendo. Quindi diciamo che la provincia, almeno questi due mandamenti, il mandamento di Mazara e il Vallo, il mandamento di Castelvetrano, erano molto uniti, molto legati. Al solito San Giuseppe Colleone lo consideravamo unico mandamento. Lei ha detto che i movimenti di Giovanni Falcone... Chiedo scusa. A confermare quello che dico, che io sapevo, nel 95 dopo l'arresto di Bagarella, quando io chiedo a Messina Matteo dell'evoluzione, perché so che lui sa, altrimenti non mi sarei permesso di chiedergli nulla. Sì, sa i fatti del 92, cioè parliamo dei fatti del 92 o del 93? Precisamente, esatto. Senta, perché nasce questa esigenza di parlare nel 95 dopo l'arresto di Bagarella con Matteo Messina Denaro e di parlare di mettere a posto, di mettere, diciamo, di riferirsi a fatti datati? Perché nel frattempo, dopo l'arresto di Rina, il posto in qualche modo era nato conflitto tra Bernardo Provenzano e Leo Luca Bagarella. Chi doveva assumere il ruolo di chi doveva assumere il doveva prendere il suo posto. Questo conflitto, Bagarella ha fatto proprio la parte di Trapani con i Graviano, quindi se ne era appropriato e quindi tutto quello che è avvenuto dopo l'arresto di Rina, dopo che io gli mandai a dire di lasciare perdere quel progetto di stagista dal nord, perché Gioia mi aveva fatto sapere di lasciare perdere, sono stato messo di lato e non ero più messo nelle condizioni di essere a conoscenza. Dopo l'arresto di Bagarella, con Massimo Mettenare, che ha avuto necessità di poterlo incontrare per vedere cosa fare, c'è stato questo chiarimento. Quindi io non è che mi sono limitato, sono andato subito a sodo, altrimenti gli avrei fatto confessione che lui non doveva sapere. Senta, lei ricorda di incontri prima delle stragi, quindi tra il 91 e il 90, 91 e il 92, di incontri alla presenza, alla compresenza di Matteo Messina Denaro e di Provenzano? Fu in quell'occasione, quella volta sicuro, non di Provenzano e di Messina Matteo Denaro. Sì. Ho capito bene? Sì, sì, la contemporanea presenza di entrambi, periodo che precede le stragi. Che in questo momento non mi ricordo. Senta, e in quel periodo ricorda di incontri fra Matteo Messina Denaro e Totò Riina? Fra Matteo Denaro e Totò Riina? Scusi signor procuratore, magari siccome parliamo di stragi, ci sono due ambiti di stragi, sì, magari sì, se precisiamo... In epoca precedente a 90... In epoca precedente, in prossimità, ecco, il periodo in prossimità delle stragi del 92, quindi... Nel periodo che va da maggio a luglio, se lei sa di incontri e ha conoscenza di incontri tra Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Incontri, alla mia presenza sono avvenuti certamente quando fui dall'amicizia di Vincenzo Milazzo, nel mese di agosto altrettanto e prima so che sono incontrati, però non alla mia presenza. Ecco. Vincenzo Milazzo muore il 15 luglio del 92, quindi quanto tempo prima rispetto alla morte? Una settimana, 4 giorni, 8 giorni, 1 giorni. Ho capito. Mentre l'altro incontro prima di Capaci riesce a... Lei non era presente, ha detto?
No, l'incontro è avvenuto tra Massimo Mattadenaro e Vincenzo Totorrina, che io mi ricordo non sono stato mai presente, però sapevo di questa spedizione a Roma dove era capitato da Matteo, e quando poi il Sinacori gli fu detto di farlo ritornare. Ho capito. Chiedo scusa, quanto riguarda quello di agosto, sono sicuro 100% che l'avevo detto già in un'altra occasione, che la richiesta era di incontrare Totorrina per poter essere autorizzati o meno se potevamo fare attentato contro uno dei clan di Zicchitella a Marsala. Sì, la richiesta riguardava le modalità o il fatto di fare la... No, se potevamo diciamo, uccidere attraverso autobomba, comunque tramite esplosiva a distanza, cioè tramite attentato a distanza. O poi si doveva studiare, lui ci ha detto di non vai avanti senza problemi. Sì, è la famosa storia dei bambini di Sarajevo, se non sbaglio. Precisamente. Quelli detti da Gioacchino la Barbera. Perché fu la prima volta che lui lo incontrò. Senta, ma venendo alla vicenda di Paolo Borsellino, rapidamente. Sì. Lei ha mai saputo, ha mai commentato la notizia diffusa dai giornali della possibile nomina di Paolo Borsellino a procuratore nazionale antimafia? Sì, si sapeva qualche cosa, però non, a me non fu oggetto di discussione né con Rina né con nessun altro. Si sapeva di questa cosa, però non, ripeto, almeno tant'è che non ci siano fatti altri discorsi fatti con altre persone, ma con me non ci fu mai un commento. Senta, lei quando ha saputo della collaborazione di Mutolo? La collaborazione di Mutolo l'ho saputa eravamo sempre in questo contesto, dovevamo organizzare per dare una mano ai mazzaresi per commettere omicidi al nord, credo settembre-ottobre, comunque sono dichiarazioni fatte a suo tempo con molto più precise. Nel 92 che portò Biondino in un verbale per farceli visionare a tutti, dicendo che in tale occasione, per dire, quando il bugiardo dice la verità non è mai creduto. Che Mutolo aveva detto che aveva assistito a un incontro tra il ministro Mancino e il dottor Borsellino. Quindi scusi, questo verbale Biondino lo porta prima che sia nota, che sia data ufficiale notizia o quantomeno sia pubblica la notizia della collaborazione di Mutolo? Sì, era un fatto quasi riservato che era venuto in possesso di questi verbali e si commentava perché bugiardo, perché Mutolo Mutolo aveva parlato, non si sapeva di questa notizia che era riservata. Mutolo già aveva parlato dell'omicidio di Riccobone, aveva parlato tutta una serie di fatti che non corrispondevano al vero. Quindi noi di cosa nostra lo sapevamo, e Biondino ebbe a fare il commento: quando il bugiardo dice la verità non è mai creduto. Quindi il bugiardo era per noi, per quello che aveva raccontato. Questi fatti non li sapeva nessuno, che erano in un verbale di 4-5 foglie, non mi ricordo. Era dentro una carpettina di cancelleria, quella trasparente. Senta, lei ha conosciuto Giovanni Napoli? Giovanni Napoli? Sì. Stiamo parlando di quello di Mezzoiuso? Sì. Sa chi era? No, io non l'ho mai visto, però ne sentivo parlare di Luca Bagarella, di Provenzano, in particolar modo nell'ultimo periodo della loro latitanza, che era un esponente di Cosa Nostra, credo che fosse vedere in aria, una cosa del genere. Vicino in particolare a chi? Prego? Era vicino
A Bernardo Provenzano. Sì. E un certo comparetto Antonino, mai sentito questo nome? Sì, anche questo il nome non era nuovo, sia uno perché conoscevo un, non so se erano parenti omonimi, un medico che era molto vicino a mio fratello, a mio amico, ai cordonesi, e poi sapevo che c'era un comparetto appartenente a Cosa Nostra, però non, credo di non averlo mai visto. Sa di quale famiglia? Di Mandamento di Corleone, credo fosse Campofiorito o cosa del genere. Le chiedo se lei ha conoscenza di tentativi di arrivare a intimidire, a minacciare il dottore Borsellino nell'ultimo periodo della sua vita. No, non ne sapevo, no, l'ho appreso processualmente. Che corrisponde precisamente alla mia interpretazione. Sì, va bene, così è una... No, dicevo. Prego. Questo, vedo l'avvocato Crescimanno in piedi. Non... No, 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 per carità. Mi ero chiesta se volesse prendere la parola per qualcosa. Piuttosto, pubblico ministero, lei... Insomma, può avere anche per consultare le carte, può stare seduto in piedi da, sì, sì, grazie, ormai io. Da molte ore. Ho preso questa forma, la postura naturale. Allora, senta, lei ha sentito, ha mai conosciuto, ho sentito di uomini di onore, di appartenenti a Cosa Nostra, appartenenti anche alla massoneria? Sì, ho sentito, ma a me non mi risulta, poi non escludo nulla. Quindi ne ha sentito parlare da chi? Dai giornali, da chi? Da altri collaboratori? Dai massi media prevalentemente, e poi da qualche interrogatorio, però a me non mi risulta questa doppia funzione di un uomo d'onore. Non le risulta, ma sarebbe contraria alle regole di Cosa Nostra, secondo quella che era la sua visione. Totalmente contrario, e che io alle mie conoscenze ho mai sentito una cosa del genere. Cioè, se un'organizzazione poteva fare parte di Cosa Nostra, comunque essa sia. Ma è un discorso mai affrontato questo con Rina, questo della massoneria, dell'appartenenza alla massoneria? No, ma perché non c'è necessità. L'affrontavamo nel senso che quando c'era da parlare per raggiungere qualcuno, se apparteneva alla massoneria, come poterci arrivare, sotto questo punto di vista sì, ma non di essere integrato in Cosa Nostra. Senta, a proposito della cosiddetta loggia Iside 2, quella che faceva capo al Circolo Scontrino, per intenderci, lei ha mai avuto, allorché insomma poi queste cose vennero rese pubbliche al tempo negli anni 80, quando ci furono i sequestri, le perquisizioni, ne avete mai commentato, parlato a suo tempo? No, non che mi risulti, non abbiamo mai parlato. Che si parlava di soggetti tipo della massoneria per sfruttarli, per tranne vantaggi di natura giudiziaria, sì. Tra le persone appartenenti alla massoneria da sfruttare e da utilizzare, chi c'era? Io mi ricordo, sì, di mia conoscenza c'è un certo De Miceli, che poi a sua volta ha saputo questo essere anche pure vicino a Domenico Ganci, figlio di Raffaele, al comandamento della Noce. Che si era messo a disposizione, che mi allantava, non so se era vero o meno, mi allantava amicizie, conoscenze con personaggi dell'autorità giudiziaria, dal mondo politico. Poi
e direttamente io avevo conosciuto un altro medico, un odontotecnico più che medico, di Castellammare, che era addirittura proprio ritualmente inserito nella massoneria, però era molto vicino a Cosa Nostra. Tanto è vero che poi fu arrestato assieme al soggetto di Cosa Nostra, che è Mariano Asaro. Mariano Asaro. Ecco, queste persone sono state utilizzate mai? Il De Miceli, io per una questione di misure di prevenzione, e Domenico Ganci non so per quale motivo la vigia, ma sicuramente anche per motivi giudiziari, che non vorrei sbagliare, credo per una misura di prevenzione che riguardasse Giovanni Pilo, il cognato di Giacomo Giuseppe Gambino, e invece per quanto riguarda Mariano Asaro, per arrivare a qualche magistrato, giudice, mi ricordo se per l'attentato di Pizzolungo o qualche cosa del genere. Ho capito. Senta, per l'attentato, per la strage di Pizzolungo. Che per la strage di Pizzolungo ci furono dei tentativi di avvicinare i giudici. Sì, prima su Castellammare e poi a Caltanissetta. Va bene, senta, il professor Pignomadonia. Attraverso Giuseppe Pignomadonia. Senta, Fundarò Pietro l'ha conosciuto? Fundarò, possibilmente sì, però il nome non è nuovo, però non vorrei confondere per qualche altro, però non è un nome che sto sentendo ora per la prima volta. Professor Grimaudo? Il professor Grimaudo era, diciamo, il titolare lo No. Lo scontrino. Professor Savona? No, Luigi no. Luigi Savona? No. Gaspare Bocina? No. Senta, Pietro Ferraro, l'ha mai sentito? Sì. Soggetto molto notaio, Pietro Ferraro, dovrebbe stiamo parlando, almeno questo io mi riferisco. Sì. Molto amico dell'onorevole Mannino, amico, è una parola troppo grossa, conoscente, che è comunque molto vicino a Messina Metto Denaro, non so a che livello di a che grado, comunque lo conoscevano. Io ho avuto modo di incontrarlo una volta, però sapevo di chi parlavo e quindi lo trattavo in maniera adeguata. Cioè lo trattavo, diciamo, non perché era notaio, ma perché sapevo di questa amicizia con gli uomini di Castelvetrano. Scusi, di questa amicizia con Messina Denaro mi viene a conoscenza come? Attraverso Angelo Sino, attraverso il dottor Rina, attraverso qualche altro soggetto, non mi ricordo. Senta, lei ha conoscenza di attività illecite o commesse dal Ferraro? Attività illecite non lo so, però so che si era reso disponibile per dare una mano, non so se attraverso l'onorevole Mannino direttamente, per aggiustare il processo a carico per l'omicidio del capitano Basina. Sì, direi, come attività illecita penso che ci possa stare. Anche chiedo scusa, no, non pensavo di altra natura. Sì, no, dicevo, di questa vicenda pubblica, quindi ovviamente al di là di quello che lei è... Quando ho detto io, chiedo scusa, che io credo di averlo detto a tempi non sospetti. Sì, sì, però le chiedevo proprio questo, cioè... Qual è la fonte di conoscenza? Ossia, come lei venne a sapere di questo tentativo di intervenire, diciamo, sulle decisioni che riguardavano gli imputati del processo Basile? L'ho saputo perché questo aspetto giudiziario lo curava più mio fratello che io.
E quindi a volte capitava di parlare, cioè di Mannino, di questo Andrea Ferraro, che era una persona che cui si poteva rivolgere per arrivare, non ricordo se il presidente o il giudice all'altra, comunque qualche cosa del genere. E più con dottor Rina, nel senso che si lamentava che l'onorevole Mannino o che non gli dava ascolto, era un oggetto di lamento, di critica. Non con il notaio, attenzione, Mannino. Il notaio era a disposizione, nel senso, dicevo, poveretto, sta facendo quello che può. Questo è il senso. Ma nella fattispecie, nel caso concreto, il riferimento fatto all'intervento, al tentativo di intervenire sulle decisioni, lei sa da chi fu ispirato, chi attivò, per chi il notaio, per conto di chi il notaio si attivò? Ma l'interesse era principalmente, come sempre, come regola, di dottor Rina, ma per conto di Messina Matteo Denaro, che lui fu era l'amico suo, conoscente, non so se diretto o indiretto, si sapeva di questa amicizia, conoscenza del notaio Ferrara con il presidente Scaduto, se non ricordo male, e quindi si doveva sfruttare questa possibilità. Senta, ma questa... questo riferimento del notaio Ferraro al Messina Denaro, lei lo riesce a datare, lo riesce a collocare nel tempo? Ossia quando risale? Ah, io questa amicizia, questa conoscenza, io parlo già 88, 89, 90 e forse pure prima. Senta, il processo, la decisione, che è poi una decisione di condanna, che all'esito del processo, dell'ultimo processo, è molto successiva, per l'omicidio del capitano Basile, è del febbraio del 92. Lei ricorda? È già segue di appena qualche giorno la conclusione del maxi processo. Sì. Lei ricorda se questa cosa fu commentata, ossia praticamente questa sorta di 1-2, perché il 30 gennaio c'è l'esito del maxi processo e a distanza di 3 settimane segue quest'ulteriore, diciamo, debacle per cosa nostra, e cioè l'esito del processo Basile. Si sapeva perché la raccomandazione non era andata a buon fine, i segnali addirittura arrivavano pure dagli imputati, in particolar modo da Giuseppe Madonia, che si lamentava che il processo, nel linguaggio perpetrato, faceva acqua da tutte le parti. E non si era riuscito ad ottenere un esito, cioè le raccomandazioni non erano andate a buon fine. Quindi, però questa era una cosa, ripeto, che io seguivo in maniera marginale, perché da un lato ci pensava, per quello che era molto più stretto, mio fratello, e poi dottor Rina, che tutto arrivava da lui. Scusi, suo fratello quale? Emanuele più grande, fra virgolette, diciamo, l'uomo politico della famiglia. Quindi è Emanuele che seguiva queste vicende, gli aggiustamenti. Esatto, eccetera. Perfetto. Quanto riguarda, quantomeno seguiva la situazione di mio padre, a quelli a lui collegati, indirettamente conosceva anche gli altri fatti. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di Vincenzo Inzerillo? Sì, un senatore della famiglia di Palermo, comunque era molto vicino agli uomini di Ciaculli e Brancaccio. E in particolare a chi di Ciaculli e Brancaccio? Guardi, non vorrei sbagliare, però la conoscenza, l'amicizia già nasceva con, non so se addirittura con Michele Greco e con Giuseppe Greco Scarpa. So solo che nell'ultimo periodo ero molto vicino ai fratelli Graviano. Comunque un soggetto a disposizione, per quello che mi veniva detto. Lei sa se è stato mai avvicinato per questioni collegate all'esito dei processi al tempo?
Sì, non so su quale, però so che qualche volta si è messa a disposizione per qualche cosa. Ripeto, era una notizia però che apprendevo in maniera molto marginale. So che è stato investito di qualche cosa e quando io dico a disposizione, perché all'interno di Cosa Nostra parlava di una persona molto vicina, che si è messa a disposizione per qualche cosa, per qualche giudice popolare, qualche magistrato, che ogni volta che c'è un processo l'attività era quella di avvicinamento, di raggiungimento. Senta, lei... sa se guardi Pagarella lo conoscesse? Non lo so, direttamente no, ma come tramite Graviano sì, però non lo so dire, questo non fu mai argomento di nostro dibattito. Senta, lei confronto. Di Sicilia Libera ha sentito parlare? Sì, a voglia. Sa se l'Inzerillo era collocato o comunque sia inserito in questa iniziativa politica? Sì, era uno di quelli che si doveva interessare per questo gruppo politico e che era stato investito, ripeto, non so se direttamente da Bagarello o attraverso i fratelli Graviano, come tramite Tullio Cannella, che quello che ufficialmente compariva era Tullio Cannella. Senta, Inzerillo è stato, ricorda quali cariche ha rivestito, quali cariche pubbliche ha rivestito l'Inzerillo? Sicuramente senatore, però non credo pure qualche altra politica a livello regionale, però non sono sicuro, so che è una persona molto vicina. Come senatore ricorda in quale legislatura fu eletto? 94, 93, 92, con precisione non lo so dire, comunque quegli anni. Ci sono state insomma, indicazioni di voto, lei ha sentito in Cosa Nostra, ha mai avuto diciamo, conoscenza di indicazioni di voto che lo riguardassero? No, non era un territorio dove lui si candidava nel territorio mio, no. In un collegio diverso. Ancora senta, le chiedo se ha conosciuto, ha sentito parlare l'avvocato Gaetano Buscemi. No. Che ha studio a Roma al tempo. No, in questo momento non mi dice nulla. So di altri avvocati, però non di questo, l'avvocato Buscemi. Senta, Giovanni Bastone l'ha conosciuto? Sì, uomo d'onore della famiglia di Mazzara del Vallo, una persona molto intraprendente. Che ruolo aveva e che contatti aveva Giovanni Bastone a quel tempo, in particolare, diciamo, al di fuori di Cosa Nostra? È una persona abbastanza, chiamiamola, piena di iniziative, cioè una persona che fino a quando non si sapeva che lui era insidente in un contesto di Cosa Nostra per quello che è venuto fuori riusciva ad avere contatti di un certo livello, era una persona che si muoveva abbastanza liberamente, tranquillamente. Sì, di questi contatti pieno di iniziative, quindi aveva spirito di iniziativa, ne aveva tanta. E questi contatti di un certo livello lei riesce a individuarli? Sì, io da quando ho conosciuto Giovanni Bastone, fin dagli inizi degli anni fine degli anni 70, inizi 80, dopodiché ha avuto un po' di carcerazione, poi confine, poi lui prevalentemente abitava o abitava comunque se la fesse su in Piemonte, a Torino. Andava, veniva, però avevo questo rapporto che si rappresentava come una persona di una certa cultura, almeno così si presentava, non era il mafioso normale che avevo incontrato sempre.
Ho capito, ma questa rete di collegamenti esterna a Cosa Nostra, lei non l'ha mai saputa, diciamo, decifrata, o comunque sia non le è stata mai rappresentata quale fosse la caratura dei personaggi che girava intorno? No, sapevo di un'amicizia di un altro avvocato che era curata da Francesco Messina Denaro, Francesco Messina detto Tommaso Ciccio di Mazzara, e poi dal fratello Giovanni Bastone, però non di Giovanni Agate, Giovanni Battista Agate, sì. Di Giovanni Bastone non so dirgli nulla. Senta, un certo San Marco. No. Il ristorante La Cuccagna di Palermo. No. Pubblico Ministero, solo per sapere, lei completerà comunque l'esame oggi? Non ci sarà? Se abbiamo un'altra mezz'ora, posso, se no... Come, insomma, possiamo concordare come volete. Se, a questo punto il controesame andrà sicuramente a un'altra... Sì, a un'altra udienza, quindi se vuole anche lei completare l'esame a un'altra udienza. La prossima volta così, ecco, sarebbe anche più celere, perché a questo punto siamo un po' stanchi, e soprattutto così avere la definizione di questo, di queste, anche per chi viene esaminato, immagino che rispondere per tanto tempo non sia una cosa facile. Va bene, se possiamo sospendere e finire l'ultima parte dell'esame della prossima udienza. Allora, il rinvio sarebbe al 9 gennaio. Allora, dunque, signor Brusca, buongiorno. Ci sente? Sono lei. Ok. Allora, senta, alcune domande, le ultime di questo esame. In relazione alla vicenda di Adamelio, le chiedo se lei, se in via Adamelio, per quanto a sua conoscenza, abitassero, dimorassero personaggi legati a Cosa Nostra. Nello specifico nel palazzo non lo so, però che mi ricordi tempo, molti anni fa ci abitava Antonino Madonia, io mi ricordo i tempi di Antonino, c'era l'attentato al dottor Chinnici. Ai tempi dell'attentato al dottor Chinnici, via D'Amelio era il luogo dove abitava, o comunque sì, aveva un alloggio il Antonino Madonia? Un alloggio dove lui si ricoverava, ci teneva le sue cose, un covo, chiamiamolo così. Al tempo era latitante lui? Sì. O latitante o era, si comportava da latitante, comunque era un covo sconosciuto alle forze dell'ordine, che lui lo teneva riservato. Senta, ma un certo Vitale, lei di un certo Vitale ha mai sentito parlare? Il certo Vitale sì, non l'ho visto mai fisicamente, parliamo di quello coinvolto nella strage, sarebbe dove fu sequestrato Giuseppe Di Matteo, che era uomo della famiglia di Brancaccio. Ecco, questo dove, sa dove abitava? Abitava nella zona dell'Acqua Santa, però non sapevo preciso dove, poi ho saputo dalle cronache che abitava proprio nel palazzo stesso o comunque nelle vicinanze. Palazzo stesso quale? Palazzo stesso del... della madre del dottor Borsellino. Ho capito. Senta, questa persona fu utilizzata per il sequestro del piccolo Di Matteo? Sì, fu la base, quello che ci dava tutte le notizie di come avveniva, di quella frequentazione, degli orari, tutto. Si ricorda che era uomo della famiglia di Brancaccio. Si ricorda che attività svolgeva questa persona? In quel momento, cioè, come imprenditore specifico non lo so, però aveva pure questa attività di... aveva questo ippodromo, questa scuola di ostacoli, cioè, quindi aveva questa attività maneggio. Di maneggio, sì. Okay. Però faceva altre attività a quanto pare. Senta, un'altra domanda riguarda
riguarda il notaio Ferraro, già ne abbiamo parlato la volta scorsa, le chiedo se lei è a conoscenza dei rapporti fra il notaio Ferraro e Angelo Sino. Sì, erano molto amici, di cui una volta io fui invitato a una cena personale dove c'era lui, c'era la moglie, c'era un altro amico, un certo Lelio Guccione, e proprio nella casa di costui sono stato invitato a questa cena. Lei era latitante al tempo? O era no, al tempo ero libero. Credo 89. Quindi dopo dal ritorno da... Può precisare chi era presente? Non al abbiamo capito la risposta. Sì, c'era Angelo Sino e la consorta, il signore Bertolino, Lelio Guccione e la moglie. C'era un altro amico che in questo momento non mi ricordo il nome, c'erano i figli, c'è il notaio Ferrara con la moglie e sono stato invitato poi io. E credo ci fosse qualche altro che in questo momento non mi ricordo. Scusi, notaio Ferrara a che titolo era, diciamo, faceva parte... di questi inviti, di questa cena, qual era la ragione per il quale era vostro commensale quel giorno? Che il nostro era commensale, credo, di Lelio Guccione, in quanto erano amici, e anche di Angelo Sino, quindi, perché la cena si è svolta a casa di questo Lelio Guccione, incontrata di Cerasa a San Cipirello. A San Cipirello. Senta, certo, Castiglia Giuseppe l'ha conosciuto? Castiglia? Sì. In questo momento non mi dice nulla il nome. Senta, per tornare a Di Matteo, il collaboratore, le volevo chiedere se sappiamo bene dagli atti, dalle sentenze in atti, della sua partecipazione alla fase preparativa della strage di Capaci. Le voglio chiedere se con Di Matteo dopo la strage di Capaci o immediatamente dopo, insomma, ci furono dei contrasti non particolarmente tra lei e Di Matteo, se insomma Di Matteo venne in qualche modo allontanato, se ci furono comunque sia dei contrasti con altri uomini d'onore. Sì, subito dopo la strage di Capaci fu in qualche modo allontanato, più che allontanato fu messo in discussione, perché da parte mia, Gioia e la Barbera, in quanto sospettavamo che dava confidenza alla moglie. Cioè, parlasse di cose riservate con la moglie? Sì, la strage di Capaci o qualche altra cosa, comunque dava troppo spazio alla moglie di poter intervenire o invadere, diciamo, quando noi eravamo lì presenti, perché adoperavamo la casa sua come punto di riferimento. Quindi c'è stato un momento di riflessione e di attenzione. Ho capito. E questa era la motivazione, che cioè desse troppe confidenze, insomma, aperture, o cui parlasse. Precisamente. Senta, un certo Messina Giuseppe, commercialista, ha sentito parlare? Anche come nome, però credo di non l'aver mai visto. Credo fosse un commercialista o che cosa, una persona molto vicina agli uomini di Mazzara, una cosa del genere, però non sono sicuro. Senta, di interessi per i supermercati Bravo, ricorda qualcosa? Con interessenze che riguardavano questa catena di supermercati. Interessi supermercati Bravo, che io mi ricordo c'erano interessi da parte per la messa a posto, se parliamo degli stessi supermercati, che riguardavano Messina Matteo Denaro e qualche altro, per la messa a posto nell'Agrigentino e credo pure in altri paesi dintorni. Ma per questa catena c'erano stati interessi diretti di Rina o di qualche altro uomo d'onore palermitano? Non vorrei sbagliare, ma da parte di Messina Matteo Denaro o addirittura, per altro verso,
Nicola di Trapani, il padre Francesco di Trapani. Senta, una breve digressione. Lei ha partecipato all'omicidio Milazzo Bonomo? Sì. Lei ci può spiegare brevemente le ragioni dell'omicidio, soprattutto della ragazza? Perché si riteneva responsabile, in particolar modo questo ce lo confidava Gioacchino Calabrò, uomo a nome della stessa famiglia, che questa ragazza era parente o non so che grado, comunque molto vicina a un personaggio che apparteneva ai servizi segreti e che a sua volta era un rappresentante della polizia penitenziaria, però che si diceva faceva parte dei servizi segreti. Quindi questa è una voce che porta Gioacchino Calabrò, che era uomo d'onore della famiglia di Castellammare del Golfo, se non sbaglio. Precisamente, quindi è stato un, ma no, lo voglio dire per discolparmi, un sacrificio che purtroppo è stato, siamo costretti a fare, dando la colpa a Vincenzo Milazzo, che la coinvolgeva in questi fatti. Senta, ma Vincenzo Milazzo era, lei ha detto l'udienza precedente, una persona legata a Totò Riina del passato, un alleato, sì, diciamo, dei corleonesi. Sì, sino a quando noi abbiamo scoperto che, fra virgolette, per farmi capire, ci sfruttavo, ci facevamo comodo. Ho capito. E questo, diciamo, questa decisione di uccidere Milazzo avviene in quanto tempo, in che periodo e in quanto tempo matura? Nell'arco di una settimana. Avviene credo il 16 luglio del 92. Ecco, quindi rispetto a quel 16 luglio, questa è una cosa che naturalmente sulla quale non ci soffermiamo perché c'è la sentenza Agrigento che ripercorre quella vicenda, però per chiarire il punto, Vincenzo Milazzo è, diciamo, un fedele alleato di Riina fino alla settimana che precede quel 16 luglio, voglio dire, fino a quella data, insomma, non c'erano mai stati contrasti apparenti. Assolutamente, le spiego subito, se vuoi, se spiego subito il motivo. Mi trovo io in compagnia di Gioacchino Calabrò, a un certo punto, in base agli argomenti che stavamo trattando, sfoga dicendo che Vincenzo Milazzo. Sfoga nel momento che lui si sente di potersi confidare, che fino a quel momento si era trattenuta questa confidenza. Era venuto a San Giuseppe Alto a cercare me o a Salvatore Arino o a mio padre, arriva nel luogo indicato, non li trova e se ne ritorna. Arriva a Castellammare, dove lui aveva un covo assieme a un certo ai fratelli Sciacca, Vincenzo Gioacchino Calabrò, Giuseppe Ferro ed altri soggetti, e apre il frigorifero, tira una bottiglia di champagne e augura alla nostra morte, che lui pensava che eravamo stati sottratti. Soppressi lei e suo padre? Io, mio padre e anche Totò Riina. Per Vincenzo Milazzo eravamo stati soppetti, che non ci avevo trovato, e quindi per lui eravamo già morti. Aveva dedotto che c'era stata questa resa dei conti. E quindi avrebbe voluto festeggiare con i suoi, diciamo, amici di famiglia. Perfettamente. A un certo punto gli altri lo guardano con stupore, per dire: ma come, fino ad ora tu ti hanno aiutato, hanno fatto il tuo rabbrigno a questa situazione, non capisce a che titolo. Quando lui si accorge, perché Gioacchino Calabrò racconta in dettagli, quando lui si accorge di questa sua gaffa, fra virgolette, ripone la bottiglia dello champagne nel frigorifero e intima a tutti gli altri di non raccontare questo particolare, altrimenti li avrebbe uccisi. E questo era un segreto che Gioacchino Calabrò si portava avanti da quanto tempo? Da circa 7-8 anni, fino a quando ha potuto capire che io, sì, io ero amico di Vincenzo Milazzo, ma per le cose giuste, quindi non patteggiavo con nessuno. Quando si è reso conto che si poteva aprire con me, mi racconta questo particolare. Okay. Particolare che io non mi sono tenuto per me, perché non potevo farlo a quel punto. Come prima battuta mi porta Leo Luca Bagarella, gli faccio ripetere tutto.
in maniera che non fosse preso per pazzo io. A quel punto, nell'arco di una settimana che Totorina si trovava già a Mazara del Vallo, o comunque nelle vicinanze, si organizza questa riunione nell'arco 2, 3, 4 giorni, non mi ricordo con precisione, comunque giorni, alla presenza di Messina Maternato, Torrina, gli uomini d'onore di Mazzara, Vincenzo Milazzo, Ferro, Gioacchino Calabrò, e a che ripetono nuovamente alla presenza di questi soggetti quanto era successo. Scusi Brusca, ho detto anche Vincenzo Milazzo, che lo Vincenzo Milazzo. No, chiedo scusa, è stato un lapsus. Volevo dire, cioè, si parla della questione di Vincenzo Milazzo, si affronta l'argomento, dopodiché si stabilisce che doveva essere ucciso. Dopo mezza giornata, un giorno, gli do l'appuntamento, che sono stato io a dargli l'appuntamento. Quando arriva, neanche gli diamo il tempo di scendere dalla macchina, e quindi viene subito eliminato. E dopodiché, quasi contemporaneamente, mettiamo in atto anche la morte della ragazza, cioè non la buonomo. Senta, le dico questo, dico sicuro, le dico sicuro 100% che il 16 luglio, perché io la sera di questo fatto mi recai, la sera a conclusione di questo evento, mi recai a casa di Biondino Salvatore, perché chiedere di poter distruggere l'auto che guidava l'Antonella Bonomo. E in quell'occasione io vidi Giuseppe Graviano e Carlo Greco, al che in quella circostanza mi disse che erano sotto lavoro. Io mi ci messo a disposizione, mi ha detto che non c'era bisogno, dopodiché me ne sono andato, e dopo due giorni, tre giorni succede la strage di via D'Amelio. Senta, per tornare a questi due... Pubblico Ministero, un attimo. La Corte non ha compreso se l'omicidio del Milazzo e della signora Bonomo sono avvenuti nel medesimo contesto o in contesti diversi. Perché ha detto subito dopo è stata uccisa anche la Bonomo. Brusca. No, signor Presidente, non in due contesti diversi, ma lo stesso giorno. Ho capito. Anche i luoghi diversi, cioè voglio dire a distanza. Sì, luoghi diversi, sì. Va bene, può proseguire, Pubblico Ministero. Senta, lei ricorda se Milazzo, in che modo lei o gli altri uomini d'onore al tempo contattavate il Milazzo, latitante? Prevalentemente tramite Gioacchino Calabro. Ricorda il possesso di alcuni telefonini al tempo? Sì, avevamo due telefonini clonati che lui in particolar modo ne faceva uso sporadico. Io poi successivamente, grazie a lui, che me ne ha fatti procurare due, che ho comprato tramite un signore che abitava a Terni, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, quindi operavamo i telefonini clonati, sì. Senta, l'origine di questi telefonini clonati la riesce a rammentare? Credo subito dopo la strage di Capaci. Guardi, uno di questi dovrebbe essere, non so se questo comunque o uno, aspetti, un numero, no, questo il telefonino, un numero che adoperavo era dell'arcivescovo, del segretario dell'arcivescovo o l'autista dell'arcivescovo di Monreale, che so che essere stato sequestrato, perché poi sono stato interrogato su questo tema, quindi adoperavo questo numero. Questo è quello che portò lei? Sì, che adoperavo io, sì. I due telefoni di cui ha parlato e che provenivano invece da Vincenzo Milazzo, sa che origine avessero? Uguali quelli che della mia stessa fonte. Perché era Gioacchino Calabro che aveva questo amico che ci forniva questi telefoni cellulari. Ho capito, quindi la fonte... In questo momento non mi ricordo il nome. La fonte quindi era Gioacchino Calabro, questo era il, sì, diciamo, il terminale. Sì.
È lo stesso quello che ci ha fornito le armi, il bazooka, tutte le bazooka di quelli, diciamo, di ultima generazione. Quelli acquistati in Jugoslavia? Precisamente, sì. Anche su questo c'è stato un processo. D'accordo, senta, per quanto riguarda l'arresto di Totò Riina, lei ha conoscenza se Messina Denaro ebbe mai a che fare, ebbe mai contatti o comunque sia si impegnò direttamente o indirettamente con riguardo allo svuotamento del covo di Palermo? Messina Matteo Denaro? Sì, se ebbe comunque sia un ruolo successivamente nella, diciamo, spoliazione, nell'intervento successivo all'arresto. Dopo l'arresto, immediatamente all'arresto, no. Successivamente io non conosco, perché poi c'era Bagarella che si muoveva diversamente, ma subito dopo immediatamente all'arresto, no, perché me ne sono occupato io con, fra virgolette, i miei uomini. Successivamente non lo so. Io parlo della casa di Via Bernini. Sì, la casa di Via Bernini, esatto. E quindi non ci furono incarichi successivamente che riguardarono il covo e che coinvolsero questo l'imputato, che coinvolsero Messina Denaro? Io mi ricordi, no. Esatto, no. Senta, invece per quanto riguarda il giorno dell'arresto di Riina, ricorda se era stata fissata, non se era stato fissato un incontro? Sì, è stato fissato un incontro che se i carabinieri avrebbero avuto un po' di pazienza, però capisco che non è una cosa di piccola semplice. Potevano fare veramente un bel colpaccio, che c'era una riunione a grande stile. Una riunione che coinvolgeva chi? Molti dei capi mandamento, tra cui io, Giuseppe Grabiano, Biondino, Raffaele Ganci, Nicancemi, eccetera, eccetera. Di Luca Bagarella. Oltre ai mandamenti palermitani, era previsto l'incontro con personaggi di altre province? Credo che dovesse venire pure Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori. Era una giornata particolare. L'oggetto dell'incontro lei lo conosceva? Sapeva di che cosa dovevate parlare quel giorno? Mi capita che doveva aggiornarci della situazione per vedere se continuare con le stragi o fermarci. Quindi si doveva riparlare. L'ultima riunione di, diciamo, plenaria, quando c'è, prima di questa data, a quando risale? Cioè, qui siamo al gennaio del 93. In precedenza, quando era stata l'ultima occasione in cui si era, diciamo, discusso con gli altri capi mandamento di queste vicende? Ma guardi, in quel periodo, che mi ricordo, credo che il Natale precedente c'era stata una riunione con tutti i capi mandamento, ma prima c'erano state con riunioni più ristrette. Mm-hmm. Poi credo a Pasqua qualche altra. Come abitudine era Pasqua e Natale ci vedevamo quasi sempre, per farci gli auguri, per scambiare, per fare punto della situazione, per mettere a punto, diciamo, ognuno quello che poteva essere i loro problemi. Poi c'erano riunioni che si facevano sempre plenari o alcune molto ristrette in base a quello che era l'argomento da trattare. Pubblico Ministero, la Corte ha bisogno di qualche chiarimento sul punto. Prego. Lei ha finito oppure aspettiamo? No, andavo avanti. Prego, comunque sia. Sì. Sì. Signor Brusca, noi volevamo chiederle
Dove doveva avvenire questo incontro del gennaio 1993 tra tutti i soggetti che lei ha elencato? Io dovevo essere prelevato per essere portato nella zona di San Lorenzo e ancora non conoscevo il punto preciso, perché di solito ci venivano a prendere e poi ci portavano dove Salvatore Rina aveva stabilito assieme al Biondino. Okay. Quindi no, io aspettavo di fronte al supermercato a Palermo, la circonvallazione, aspettavo il Biondino, l'incontro era... doveva svolgersi a Palermo, probabilmente in zona San Lorenzo, se ho capito bene. Poi volevo chiederle, tra i soggetti da lei menzionati c'è anche Sinacori. Sinacori era capo mandamento, a che titolo partecipava alla riunione? È perché era in qualche modo coinvolto nelle stragi, come ho detto nella scorsa udienza. Vincenzo Sinacori faceva la spola con Messina Mattadenaro, con Roma, proprio per l'omicidio del dottor Johnny Falcone. Okay. Quindi era coinvolto a vario titolo nelle vicende anche palermitane che Tudorina aveva coinvolto. Ho capito, quindi anche se non era capomandamento veniva coinvolto per le sue conoscenze specifiche. Scusi, era capomandamento? La domanda è questa allora. Vincenzo Sinacori era, credo, reggendo o capomandamento di Mazzara del Vallo, ma era, coadiuvava la reggenza, collaborava con Messina Mattadenaro in quanto capo provincia, quindi era corresponsabile di tutto quello che stava avvenendo in Sicilia, in sostanza. Ho capito, quindi aveva titolo e competenze. Bene, perfetto. Pubblico Ministero, può proseguire. Grazie Presidente. Senta, un'ultima domanda. Lei dopo Capaci ha detto... va nel chiedo scusa, aveva titolo, chiedo scusa, aveva titolo e confidenza e aveva titolo, competenza e fiducia. Le chiedevo, dopo Capaci lei si trasferisce per un periodo di tempo nel Trapanese? Sì, a Mazzara del Vallo. A Mazzara del Vallo. Lei voleva indicare chi incontra, chi è latitante, quali altri latitanti incontra in quel periodo, quindi dopo Capaci, nel periodo diciamo dopo maggio, dopo il maggio 92, quali altri latitanti palermitani incontra in quel territorio? Incontro in un ristorante chiamato, che se non ricordo male, Il Pescatore, a Giuseppe e Filippo Greviano con le consorti assieme a Messina Mattadenaro o qualche altro, comunque erano in un tavolo accanto. Io con Vincenzo Sinacori, Gioia La Barbera stavamo pranzando in un altro tavolo. In quel momento, anche se non era presente, però sapevo che c'era pure Luca Bagarella, perché giorni prima della strage si era trasferito proprio a Mazzara del Vallo. Quindi, se non ricordo male, già Totorina si trovava pure quel territorio, però non ho la certezza matematica. Scusi, quando fa la riunione per l'omicidio di Milazzo Bonomo, la riunione dove avviene? A Mazzara del Vallo, e Totorina già è là a Mazzara. Ho capito. Senta, Bernardo Provenzano l'ha visto mai latitante in quel territorio? Sì, l'ho incontrato tante volte, so pure che c'aveva delle proprietà a Castelvetrano e avevo un rapporto particolare con il cugino Pino, in questo momento non mi ricordo come si chiama, che è sempre di Castelvetrano. Scusi, sì, l'ho incontrato, l'ho visto, sapevo che faceva la latitanza, abbiamo fatto delle mangiate, dei pranzi a Mazzara del Vallo, dove c'era pure lui, sì, l'ho visto tante volte. Senta, Biondino l'ha mai visto in quelle zone? Salvatore Biondino? Che mi ricordi no, assieme a Tudorina, mi ricordi no. Senta, Saronaimo l'ha conosciuto? Lo conoscevo di nome, forse di averlo intravisto, ho visto una volta di sfuggita. Nel senso che io mi trovavo dovevo incontrare Tudorina per discutere per i fatti di Cosa Nostra, la cosiddetta Casa del Sole,
E a un dato punto arriva questo signore, lo saluta, si mettono a discutere, dopodiché io non l'ho più visto, che si mettono a discutere per i fatti loro. Poi io sono stato messo in un'altra stanza, quindi non l'ho più visto. Questo a Palermo la però sapevo chi era. Sì, dietro la casa del suo, come si è detto, è chiamato così il pollaio. Il pollaio. Però sapevo chi era. Esattamente, vuole dire alla corte chi era questa persona? Era un uomo della famiglia di San Lorenzo, che era una molte palermitano, che era, resideva a New York, ed era un uomo d'onore della famiglia newyorkese, che era un punto di riferimento dei palermitani. Ed lui in quel momento garantiva i cosiddetti garantiva la presenza di scappati in America e che non ritornassero in Sicilia, altrimenti ne avrebbero pagato la conseguenza. I cosiddetti scappati. Va bene, io per il momento non ho altre domande, mi fermo.